Bene, siamo in diretta, Chiara? Ok, allora buongiorno, buongiorno a tutti. Stiamo iniziando la lezione della scuola politica di Civico 22 in diretta Facebook, così come avevamo preannunciato. E abbiamo il piacere di ospitare Pompeo Nuzzolo, giurista e esperto in pubblica amministrazione, che ci parlerà di un tema che coinvolge tutti noi. Il canone di depurazione. E, insomma, io non ne capisco assolutamente niente di questa materia del canone di depurazione, Pompeo, e ti confesso che più delle volte quando sento questi argomenti qua mi annoio a morte, perché mi sembra proprio robe che amministrative, insomma, non riesco a essere coinvolto. Per cui la sfida che tu dovrai affrontare, almeno per me, è da un lato di farmi capire le cose, e già questo ti assicuro è una faccenda complicata. E la seconda è di incuriosirmi, interessarmi, insomma, non farmi annoiare. Insomma, è un'impresa, è tipo Mission Impossible, Pompeo, però sono convinto che tu riuscirai. E allora ti lascio la parola, hai 30 minuti al massimo, anche un po' di Sì, meno, ce la per faccio. poi lasciare un po' di spazio anche alle domande. Coloro che ci ascoltano potranno intanto, via via che Pompeo parla, se hanno dubbi, riflessioni, domande, appuntarle sulla chat. Ecco, cercheremo di riprendere al termine della chiacchierata che il dottor Nuzzolo ci farà, di riprendere queste domande e riproporle in modo che si possano appunto soddisfare le richieste. Vedremo se riusciamo a soddisfarle tutte. Pompeo, a te la parola, io ti farò da servitore attivando le slide. Man mano che tu mi dici che devo attivare la Va successiva. bene, potete partire dalla prima. La Ok, benissimo. prima è semplicemente, come dire, la copertina che ci dice che il canone di depurazione fu istituito con la legge 5 gennaio 94, numero 36. Ero consigliere comunale nel 94 e quindi ho votato a favore dell'applicazione del canone di depurazione nel lontano. Nel secolo scorso, la tassa del canone, è la prima volta che si mette una tassa, aveva lo scopo di praticamente finanziare, tutto sommato, la depurazione. Ed ha avuto una vicenda molto, molto particolare, perché più volte la magistratura è intervenuta, perché inizialmente la tassa era dovuta a prescindere dalla presenza dei depuratori, ed era calcolata sul consumo dell'acqua. Quindi c'era una percentuale, diciamo, di costo e quindi anche di pagamento che era calcolato sul metro cubo dell'acqua che si consumava. Poi la giurisprudenza è stato praticamente, si è rimangiato poi alla fine il principio che si paga lo stesso, anche se non ci sono i depuratori, e poi ha avuto anche una vicissitudine che riguardava la natura del corrispettivo che pagavamo. Inizialmente era una tassa, poi finalmente. Per ultima la Corte di Cassazione, che troverete nella slide successiva, i due profili del canone, ha stabilito definitivamente che non è una tassa, ma è un corrispettivo. Quindi praticamente a natura non del tutto tributaria. Quindi questo corrispettivo misurato sempre sui metri cubi dell'acqua che si consumano, bisognava trovare un dato oggettivo su cui misurare, quantificare la tassa, è riscosso dal gestore quello che fa il servizio idrico. Nel nostro caso è la GESESA, in altri comuni della provincia di Benevento e l'Alto Calore. Ed è un'entrata a destinazione vincolata. Qua il nodo è tutto qua. In pratica, noi paghiamo la tassa, quindi che viene incassata dal gestore, che dovrebbe andare al comune o al lato,
una destinazione precisa, cioè la depurazione. Costruire depuratori, gestire i depuratori, manutenere i depuratori. Quindi noi versiamo una somma per che cosa? Per dotarci di strumenti di depurazione. Quindi per spese di investimento. Qui c'è una distinzione da fare tra i comuni dissestati che hanno dichiarato il dissesto e i comuni che non hanno dichiarato il dissesto. Mentre i comuni che non hanno dichiarato il dissesto possono utilizzare, lo vedrete nella slide successiva, possono utilizzare le somme che ricevono per manutenzione, per investimenti, manutenzione straordinaria per investimenti. Viceversa, quelli che hanno dichiarato il dissesto non li, e siano e sono privi di depuratore centrale, li devono solo destinare alla costruzione del depuratore centrale. È il caso di Benevento. Benevento non ha un depuratore centrale, per cui le somme che riceve le dovrebbe tenere a disposizione per cassa e competenza. Qui il povero Raffaele entra in confusione, ma è Esatto. semplicissimo, è semplicissimo. Non Cioè, capisco con te. che cos'è la competenza e che cos'è la cassa? Bravo, bravissimo. Oh, la competenza è semplicemente un capitolo di spesa, un numero, diciamo, che indica che tu hai incassato 100 euro. Ma qui, siccome è vincolato e li puoi spendere solo per fare il depuratore. Però praticamente, allora ho perso il filo e a cassa che significa? Significa che i soldi li devi tenere anche liquidi nella cassa. Se ho 100 lire a competenze, devo avere 100 lire pure a cassa. 100 euro a competenze e 100 a cassa. Quindi oltre che il capitolo vincolato, c'è anche la cassa che è destinata a quello scopo. Come dovrebbe avvenire in una famiglia, insomma. Sì, ma la contabilità è un, come dire, non vi impressionate, perché la contabilità non è nient'altro. Ma a me sai che succede? Che io se metto 100 euro vincolata alla bolletta, quando le vado a prendere, non le trovo più, che mia moglie se l'è fregata e non mi ha Allora, fatto più. ti faccio un esempio. Succede pure al comune sta cosa. Come nei film americani. Se tu consumi 100 euro di elettricità al mese, nei film americani, quelli di una volta, i 100 dollari li mettevano in un vasetto ed erano destinati con la scritta per pagare l'elettricità. Questo è tutto. Per quanto riguarda invece una contabilità, diciamo, del comune, evidentemente la tiene il tesoriere vincolata per quello scopo. Quindi a Chiarissimo. cassa e a competenza questi soldi dovrebbero esserci. Per contribuire, diciamo, o alla manutenzione straordinaria per i comuni non dissestati, e invece destinarli per i comuni che hanno dichiarato il dissesto al depuratore centrato, perché il problema di fondo è il depuratore centrato. Beh, scusa, fammi capire un po' meglio. Quindi, cioè, un comune che non ha il depuratore, quei soldi li deve Il depuratore vincolare centrale, centrale, ecco, deve quell'importante. vincolarli a costruire questo A praticamente. costruire questo, Perfetto. a costruire questo. Mentre chi non ha dichiarato il dissesto li può utilizzare per la manutenzione straordinaria dei depuratori delle fognature. Cioè, praticamente, sempre investimenti, la manutenzione straordinaria sono investimenti, non è spesa corrente. La spesa corrente è quello che per pagare la bolletta, per pagare gli stipendi, non so, per riparare l'impianto elettrico dell'ufficio, cioè la spesa ordinaria è una cosa, la spesa di investimenti è un'altra cosa. Oggi per la prima volta si comincia a leggere sui giornali, su Repubblica, è uscita una bella pagina, in cui un economista americano ha detto: se ci vogliamo riprendere, ci sono solo due strade, servizi efficienti ed investimenti industriali.
il servizio dell'acqua, il servizio delle fognature, il servizio della TARI, tutti gli altri servizi dei trasporti, che sono in Italia ancora pubblici, non tutti, sono un cardine dello sviluppo. Se vogliamo fare sviluppo, dobbiamo il pubblico investire nei servizi. Veniamo alla slide successiva. E la Regione Lombardia, la Corte dei Conti, ha riconfermato con chiarezza l'esistenza dei vincoli. L'articolo 31,1 dice, ha infatti introdotto un comma bis a norma del quale i comuni provvisti di impianti centralizzati di depurazione funzionanti debbono prioritariamente destinare i proventi derivanti dal canone di depurazione di fognature alla gestione e manutenzione degli impianti, solo in quanto non si trovino in condizioni di dissesto. È la ratifica di ciò che vi ho detto prima. Non è nient'altro che una sentenza a ratificare, cioè non è a ratificare, io sono letto, non è a ratificare il mio pensiero, non ha fatto nient'altro che sancire che questi soldi sono vincolati e che li puoi spendere solamente in questa maniera. Quindi salto l'altra perché non è nient'altro che quello che già vi ho detto sull'impianto centrale. Scusa, sono la slide giusta, Pompeo, con questo? Con questo vado alla slide a pagina 9, entrata vincolata e bilancio. Ok. Perché è quello che vi ho spiegato, cioè quello che ho detto prima. Quindi, in pratica, noi nel bilancio dovremmo trovare la cifra che ha incassato il gestore e che il gestore dovrebbe dare al comune o all'ATO o al gestore unico, quello complessivo, territoriale dell'ATO. E dovremmo avere a bilancio, a cassa, l'esatta somma che ha incassato, perché siamo un comune dissestato. Cioè, se si sono incassati, l'anno scorso si è incassato 1 milione, questo milione deve risultare nel fondo vincolato, in una parte del bilancio del fondo vincolato, e a cassa dovrebbe starci 1 milione per quello scopo. Guardate bene, i numeri, il bilancio è una non sono una sommatoria di numeri, i numeri rappresentano o le regole, le relazioni fra cittadino e comune, fra cittadino e Stato, cioè fra rapporti organici e interorganici. In pratica non è nient'altro che la rappresentazione grafica del valore economico di questo rapporto. Il cittadino che ha questo rapporto sa che quella somma è vincolata per avere la manutenzione straordinaria o la costruzione dell'impianto centrale, nei termini che vi ho detto prima, che ho descritto prima. In effetti, questo numero, questo rapporto ha un valore. Qual è questo valore? Quello che io ho versato, che il cittadino ha versato e che dovrebbe essere conservato per il depuratore centrale. Quindi, Non c'è possibilità di fuggire da questo, ma vabbè, fammi capire una cosa, scusami, io faccio delle domande ingenue, insomma, sì. ma questo che tu dici, ogni comune è tenuto a farlo? No, i soldi li incassa il gestore, che il gestore del servizio idrico. Che come vedremo dopo, come vedremo dopo. Ok. Dimmi a quale slide devo andare, così ti seguo bene. Allora, vabbè, proprio bene, no, perché è un discorso, diciamo che è quella successiva a quella vincolata. A quella vincolata. Praticamente, nel fondo vincolato del bilancio ci deve stare la somma, l'importo e accanto la cassa che sta nel tesoriere. Guardate bene che sia la giurisprudenza che la legge ha sempre detto che queste somme non possono essere usate per una funzione diversa. Che cosa ci ha fatto quasi sempre il Comune di Benevento? Ha compensato, il gestore è la Gesesa, no? Quindi li piglia lui, li prende sulla bolletta i soldi e li dovrebbe restituire al comune. Che cosa hanno fatto spesso?
hanno compensato i canoni di acqua che il comune doveva pagare alla CESES. Il comune ha delle bollette di acqua da pagare, la scuola, gli uffici, i campi sportivi e così via. Questi li deve pagare con i fondi di spesa, non li può pagare con il canone di depurazione, perché è destinato Bellissimo. alla costruzione dell'impianto. La compensazione, lui invece fa, deve avere 1 milione, faccio per dire, di euro, anziché avere il milione di euro, compensano l'obbligazione che il comune tiene nei confronti della Gesesa, cioè delle bollette dell'acqua che deve pagare. Non lo potrebbe fare, perché quella parte lì non va più vincolata a cassa e a competenza, non c'è più. Mettiamo che sia 1 milione e io devo dare, comune, devo dare 500.000 euro alla Gesesa e li compensiamo. Io non vincolo più 1 milione, vincolo 500.000 euro. Ti è chiaro? Chiarissimo, l'ho capito finalmente questa cosa. Ma Allora, se il comune fa questo, che succede? se uno fa questo, che succede? Che non ce le ha i soldi per fare il depuratore. Eccola Ci ha là. Ho pagato una spesa corrente. capito. Lui aumenta la spesa corrente attraverso questi artifici, trasformando la quota, i famosi 500.000 euro, li ha trasformati in spesa corrente, non in investimenti. Quindi non per lo sviluppo, ma per il cantante, per la festicciola, non lo so, per la fiera, per assumere qualche persona. Questo. Ma questa è spesa corrente, non è più spesa di investimento, è Il un'altra cosa. comune, vabbè, scusa, ma a questo punto il comune come fa? Cioè, è una truffa. Perché No, non userei questa parola. io, per me, scusa, perché io no, te l'ho detto, io non ne capisco proprio niente, è veramente una domanda. Cioè, se io ho dei soldi che devo spendere per una cosa, spendo per un'altra. Non c'è più. No. Allora, una volta c'era il peculato per distrazione, poi l'hanno tolto, ma è tutta una storia vecchia che parte da Ippoliti, non so se ve lo ricordate, un famoso Ippolito che fu condannato. Io mi ricordo Adamo ed Eva, che Troppo gli stava lungo, dritto con me. troppo lungo, troppo lungo. Cioè, io non userei il termine truffa. È un sistema attraverso il quale ed è vietato, si trasforma l'entrata per investimenti in spesa corrente. Cioè, spende più, diciamo così, per la gestione del comune. Nel caso nostro potremmo anche pensare alle feste, alle fiere, finanziamenti di fiere, altre cose. E non investire pensando di poter fare sviluppo attraverso, non so, la festicciola, piuttosto che attraverso la costruzione di un impianto con la certezza di poterlo non solo manutenere, ma di fare anche occupazione. Beh, questo è chiaro. Ma tu in questa slide, la slide 14, mi hai messo dei numeri che mi fanno un po' impressione, Sì, perché sono 2.609.766. Ogni guarda, c'è poca trasparenza. anno, questi soldi. Guardi, io quando metto delle cifre, sono certo di ciò che vado a pigliare. Qui il tema non è trasparente, non sappiamo esattamente quanto incassa la Gesesa. Vedete, sulla vostra bolletta c'è, accanto alla cifra che dovete pagare, anche una cifra piccola per la depurazione fognatura. Ora, per calcolare, basta moltiplicare quella cifra per i metri cubi che si consumano in tutta la città. E 22, mi pare che 22 centesimi, una cosa del genere. Ma anche se fosse un centesimo, se sono 100 milioni di metri cubi, è una cifra.
È una cifra enorme. Io una volta l'ho cercato di, l'ho scritto su un articolo che è pubblicato sul Vaglio, per farmi un'idea, che cosa ho fatto? Ho preso la bolletta che pago a Benevento e non ho trovato i metri cubi che consuma Gesesa per la città di Benevento. L'ho trovato nel bilancio della CEA quando la Gesesa propone il suo piano industriale alla CEA, di cui è partecipante. È chiaro che è molto approssimativo il conto, non è, diciamo così, precisissimo. Si moltiplica una stima di metri cubi che si consumano per un numero abbastanza certo. Ma la stima non è certezza. È la stima che fa già Gesesa e che comunica al suo capogruppo quanti metri cubi consumerà. Le cifre sono grosse, non sono piccole. Tra l'altro, noi non abbiamo nessuna certezza perché quando fanno il conto consuntivo e dovrebbero in quel conto dare la certezza ai rapporti del dare e d'avere fra la società che gestisce o anche la società in house, in questo caso l'Asia, e quello che deve dare il comune all'Asia è quello che l'Asia deve dare al comune. Quello che la Gesesa deve dare al comune è quello che il comune deve dare alla Gesesa. Non c'è mai chiarezza. I revisori dei conti dicono manca e non sappiamo questi rapporti come sono. Non c'è assolutamente trasparenza. Pompeo, scusami, ti posso fare una domanda in merito Sì, a anche questo? due. Anzi, perché no, mi interessa molto la questione della chiarezza, perché probabilmente, insomma, a breve io avrò un incarico dalla Gesesa, quindi ecco, mi interessa anche capire qualcosa in più per poter appunto fare chiarezza. Come si può, cioè nel senso, in cosa effettivamente la Gesesa, o meglio, come formulare la domanda per essere chiari? Perché anch'io sono un po' come Raffaele, su questi temi come dire, devo studiare di più, ecco. No, voglio soltanto capire quanto è complice la Gesesa nei meccanismi Guarda, comunali. guarda, il problema è, non, io vorrei, avrei voluto parlarvi di caffè prima, insomma, che oggi è diventato di moda. Mi riferisco al famoso economista presso cui ha studiato pure il nostro Draghi. Il tema è, la Gesesa, praticamente, vantando un credito nei confronti del comune, dice compensiamo. E si garantisce il pagamento del proprio credito. Ma non si può compensare un credito con un altro, con un debito e viceversa, se uno non è negoziabile. Perché l'unico negozio che si può fare col canone di depurazione è fare la depurazione. Perché per legge è destinato a quello. Il cittadino dà i soldi. Versa quei soldi, quella componente di costo, per che cosa? Per la manutenzione in un caso e per il depuratore centrale in un altro caso. Quei soldi non sono disponibili. La GESES, tutto sommato, è, diciamo così, tra virgolette, garantisce il proprio patrimonio e deve rispondere col proprio patrimonio e deve rispondere a. Alla società madre del perché tiene tutti questi crediti non riscossi. Sa di fatto che sempre la giurisprudenza, e vi dico qual è, praticamente non ha detto che neppure non possono essere compensati, neppure a garanzia del credito della società che li percepisce. E mi pare ovvio che li deve percepire, diciamo così, tra virgolette, la società che eroga il servizio. Perché se si misura sul consumo d'acqua, solo chi eroga l'acqua e fattura l'acqua può praticamente prelevare queste somme. È corretto.
La non correttezza qual è? È che lui li deve dare al comune i soldi. Questo canone lo deve versare al comune. E il comune, piuttosto che metterli da parte, compensa e fa altre spese correnti. Chiarissimo. Prego, Posso? prego, di volta, dite Ma pure, sì, intervenite pure. io faccio questa riflessione. Posto che le entrate derivanti dal canone di depurazione sono a destinazione vincolata, laddove la Gefesa fa d'impero questa compensazione, perché lei che ha i Non può soldi, essere che... d'impero, non può però, essere d'impero. No. nella realtà lo fa, perché dovrebbe restituire 10. Restituisce 5 se è creditore di 5. Dico bene? No, la questione io non la vedo Io quello che solo volevo. dalla, non è solo No, dalla parte della GSE, io dico una cosa. A questo punto, no, se il comune che ha diritto alla restituzione di 10 da parte della Gesesa, no? Sì. Ma si vede un pagamento pari a 5 perché c'è stata una compensazione pari a 5. Dovrebbe a sua volta poi ristabilire quella destinazione vincolata da buon padre di famiglia andando a prendere le somme dalla gestione corrente, perché una No, destinazione vincolata non si non possono. obbliga il comune a ricoprire quella voce. Questa è una bella domanda. C'è qui un E, no, passaggio che non questa mi è una quadra, bella c'è domanda qualcuno che, che ha una responsabilità in ma questo, non c'è questo. dubbio, non c'è dubbio. Questa è una bella domanda perché coinvolge pure l'organo straordinario di liquidazione. Sì, Cioè, è brava, perfettamente. brava, brava. Ma allora, questo è il problema poi delle partecipate, insomma, no? Di cui Caffè era un sostenitore. È stato il nostro più grave economista della storia italiana. Dopo un po' di anni ci ha ripensato sulle società miste, perché o c'è un forte controllo e una rigorosa disciplina delle regole fra i due, ma come facciamo a pensare che ci sia una disciplina rigorosa fra due soggetti di cui uno è forte e sponsorizza anche? E l'altro invece ha lo scopo di allargare il consenso, per cui a lui non interessa all'uno all'altro di essere rigido a tal punto da rimetterci lo scopo che lui ha, che è quello del consenso. Questo è il nodo. Allora io sono stato sempre contrario ho sempre avuto un atteggiamento molto dubbioso sulle società miste. Soprattutto se sono a partecipazione, quindi la società mista come partecipazione di azioni. Perché a quel punto lì, quando io vado là dentro nella società, lo scopo diventa l'utile, non è più il controllo. Qui c'è un nodo da sciogliere. La storia della Gesesa poi è molto lunga, parte da Pietro Antonio. Che risolse un problema gravissimo perché allora la città ogni tanto era oggetto di attenzione del tifo. Alla fine degli anni 50 le epidemie di tifo erano abbastanza e quindi risolse questo problema affidandolo al gestore privato. Ma non è un caso che la partecipazione ad una società di capitale è soggetta al controllo bisogna mandare sia alla concorrenza sia al CONSIB, alla CONSIB, che è la società che controlla, l'organismo che controlla il mercato delle azioni. Ma non ce l'ha mandato nessuno. Nessuno ha mandato questa volontà di voler partecipare. E poi perché la società in house, un altro discorso, ve ne parlerà Aldo stesso. Quindi il tema è vero che la Gesesa non versa, ma sta scritto nel contratto in che data deve versare. C'è un ato che controlla se tutto questo avviene o
no? Io credo che siano, il lato non funziona. Quello dell'alto calore dall'altra parte c'ha i debiti fino sopra i capelli. E la situazione è molto più complessa di quello che appare. Certo, in una situazione come la nostra, dove io vi ho messo anche una slide a pagina 11 che risponde un poco a quello che ha chiesto prima lei. Cioè il problema, per esempio, del il trattenimento della liquidità presso la società può comportare anche un danno erariale, perché il comune potrebbe, è vero che oggi con i tassi che ci stanno non è un discorso molto forte. Se avesse avuto volta a volta in tempi precisi la liquidità derivante dal canone di depurazione, certamente avrebbe fatto meno anticipazione di cassa il comune e avrebbe risparmiato qualche cosa. E qui c'è un danno erariale. Ora, il problema è molto più complesso, perché tra l'altro queste somme sono state sempre più o meno conguagliate o utilizzate per fini di spesa corrente e quindi utilizzate per fini di spesa corrente. Ma questi soldi oramai intanto l'organo straordinario di liquidazione ha un compito di capirci per il periodo anteriore alla dichiarazione di dissesto, prima del 2016. Dal 2016 in poi, no, perché è tutta gestione fatta dal comune. Ora, io la vedo un po' complessa. Tra l'altro, quello che sto dicendo, ne abbiamo avuto la prova con il depuratore di Creta Rossa. La storia non ve la racconto, quello di Greta Rossa. Pompeo, scusami se ti interrompo perché prima di dire sono arrivate alcune domande che forse ti possono aiutare a focalizzare. Io ti chiedo delle risposte molto secche e puntuali. Dimmi. Allora, c'è Giuseppe De Ioanni che dice in maniera semplificando, ma allora il comune non riesce a realizzare il depuratore per questo motivo? Se pigliamo i soldi dall'inizio, sì. Se Ok, ma noi il ricostruissimo tutta la storia, che poi ovviamente dopo 10 anni si prescrive, insomma, non quello di prima, se noi l'avessimo conservati quei soldi fin dall'inizio, il problema del depuratore l'avremmo certamente risolto. Ma a prescindere poi da vari problemi dell'assetto territoriale, dei vincoli, non vincoli, quelle cose lì. Ma dal punto di vista economico, certamente. Altre do due domande. Antonella Cassani dice: ma questo vuol dire che non c'è un controllo regolare sulla contabilità comunale? E nel caso chi dovrebbe farlo? Ci sono i revisori dei conti e basta, perché il controllo oramai è solo interno nel nostro sistema. Il nostro sistema è un controllo interno, quindi i revisori dei conti e in caso di alcuni rilievi, di alcune attenzioni da parte della Corte dei Conti. Ma non c'è più un controllo. Noi siamo passati da un controllo sul consuntivo fatto dai consiglieri comunali. E dopo invece abbiamo messo il controllore esterno, che sarebbe il Collegio dei Revisori, che per renderli più autonomi si fanno per sorteggio. Cioè è tutta una complicazione generale, Ma ma Pompeo, scusami, ma senza sapere da parte mia né leggere né scrivere, ma allora che vuol dire che l'hanno fatto o non l'hanno fatta sta revisione? Come facciamo? Perché poi è arrivata un'altra domanda al riguardo, no? sì, Cioè, hanno rilevato che manca la dichiarazione da anni, tutti gli anni, manca quasi tutti gli anni, non lo so, perché insomma, praticamente non è che li vedo proprio tutti,
La certificazione dei rapporti di dare e d'avere fra le partecipate non c'è, prendono atto che non c'è e invitano a farla. Bene, io ti pongo intanto un'altra domanda che è arrivata, poi Giovanni ti passo la parola anche a te. Ci sono stati due domande. La prima da parte di Giovanni Seneca, scrive Giovanni, premesso che il consigliere di Dio ha presentato una richiesta al comune di Benevento per sapere se questi soldi sono già stati accantonati, Sono richiesta che non ha soggetti? avuto risposta. Non ho capito prima. Se questi soldi sono già stati accantonati, ha fatto una richiesta per sapere se sono stati E ha avuto la accantonati, risposta? ma poi chiede anche che cosa suggerisci a noi comitati civici se questi so di fare se questi soldi non sono stati restituiti dalla GESESA? No, ma io sulla GESES già c'è stato molti anni fa, già c'è stata una sentenza della Corte dei Conti della Campania sul tema, in cui sono stati un po' condannati tutti gli attori in gioco. Insomma, no. Il problema non è la restituzione, ma un cambiamento di direzione. Perché anche se noi riuscissimo, ammesso che riuscissimo a recuperare tutti questi soldi, andrebbe bene, insomma, sarebbe una cosa utile e buona, insomma, no? Ma almeno cambiare la direzione. Cioè, il problema che si pone sul piano politico per i candidati sindaci è se io cambio direzione, il bilancio regge o non regge? Non regge. Fra tari e questi e canoni di depurazione che finanziano la spesa corrente, se li tolgo e li destino giustamente alla funzione che loro hanno per il canone di depurazione, mentre per la TARI li destino a spesa corrente per mantenere gli equilibri di bilancio, se io li destino correttamente e il bilancio non mandi e devo poi fare lacrime e sangue per poter rendere equilibrato questo bilancio. Questo è un problema politico di tutti i sindaci che verranno. Non è cambiato nulla da Pepe a Mastella. Non è cambiato assolutamente nulla, perché la sovrastima. Epopeo, tu anticipi le domande che sono arrivate, perché due o tre domande in questo senso. Lo dice il dottor Nuzzo, da quanto tempo va avanti quest'uso improprio delle somme? E poi si può fare il dissesto del dissesto? Il dissesto al quadrato direi proprio no, perché tra l'altro dobbiamo vedere se la politica nuova cambia direzione, e allora il problema l'ho accennato già Angelo l'altro giorno, la prima volta. In pratica, se io cambio direzione, uso il denaro per lo scopo per il quale lo ho, il bilancio di spesa corrente non mantiene. O trovo altre forme di recupero di denaro, ma io non ne vedo, perché l'unica tassa che non è stata, come dire, bloccata nella sua evoluzione è quella dei rifiuti. Punto. Quindi, dove va a finire se voglio riequilibrare il bilancio? Aumentare un'altra volta la tassa dei rifiuti. Queste domande sono bellissime, perché intanto bisogna vedere il cambiamento, se ci sarà o non ci sarà. Tra 5 minuti dovremo arrivare alla conclusione, quindi invito, se qualcuno ha delle domande al volo, No, io incominci. voglio solo darvi un'altra informazione, Prego. che la tariffa dell'acqua, come la tariffa dei rifiuti, comprende, per la direttiva europea, comprende tutti i costi finanziari dei servizi idrici, gli oneri legati alla fornitura, alla gestione dei servizi in questione, costi operativi di manutenzione, quindi la manutenzione ordinaria sta già nella tariffa.
i costi di capitale, quota capitale e quota interi, costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa dell'ambiente, agli ecosistemi e a coloro che usano l'ambiente, ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi, e i costi di risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento. Quindi ci stanno tutti i costi. L'unico costo che non c'è è l'investimento. Pompeo, sono arrivate quattro domande che sono le ultime quattro. Con le... Voglio concludere, però voglio solo dire l'ultima due. Vai, perché con le L'ultima domande... è che, tra l'altro, per quanto riguarda l'entità del costo effettivo di morosità, perché ci stanno pure i morosi che non pagano, no? La legge prevede che anche questi vanno spalmati, ma tenendo conto della, come dire, sostenibilità della nuova tariffa. Quindi, se c'è molta più gente che non può pagare, e quindi si alza troppo la tariffa, si allunga la durata del recupero, ma diminuiscono gli utili. Io ti chiederei tra poco di trarre delle conclusioni, Vai. però prima di rispondere, ti pregherei di rispondere a queste quattro domande che sono un po' le ultime perché non abbiamo più tempo. Le domande fatte io te le dico in sequenza. Da parte di Chiara, per rompere questa catena di irregolarità, chi può e deve intervenire? Questa è la prima domanda e si associano complimenti perché ti vedi in grande forma. Sono Giovanni, tagliati i capelli, però perciò sì, la prima domanda è chi può e chi deve intervenire. Segnati sta prima domanda. i cittadini, I cittadini. innanzitutto col voto. E qui non voglio fare politica perché non voto io là a Benevento. I Bene, sei cittadini, stato chiarissimo, ma solo, però ascolta quest'altra due, però. perché se aspettiamo questa politica qui, ci vuole del tempo. Ci vuole del tempo. Benissimo, senti, e, due, alcune domande però proprio molto concrete. Cosa potrebbe e dovrebbe fare la GESESA per fare chiarezza ai cittadini del rapporto con il comune e se c'è un organo amministrativo a cui ci si può o ci si dovrebbe rivolgere? Quindi un organo, qualcuno che possa fare chiarezza ulteriore su quei punti grigi che tu hai evidenziato. Io vorrei rispondere con un episodio che mi è accaduto. Stavo in macchina con un imprenditore perché per un suo problema amministrativo in un'altra città, se stare qua, insomma, e si lamentava del pubblico, si lamentava un po' del pubblico, le inefficienze, giustamente. E allora poi, parlando un po' del più del meno, io gli ho chiesto, dico, ma è vero quello che dici, però ci sono pure delle difficoltà da tenere conto della pubblica amministrazione. E gli chiesi, ma se un vostro impiegato fa un illecito, ma produce più utili, lei lo denuncia? E lui mi disse no. E torniamo ad un problema enorme che è quello delle partecipate. Dice, che cosa deve fare la GESESA? Io dico no, che cosa deve fare il comune? Perché lui ha il potere, il titolare del credito, chi è? La GESESA o il comune? Il comune. Allora cominciasse a mettere le date in cui vuole il versamento dei soldi. Dove vanno questi soldi? A lui o all'altro? Il titolare del credito è il comune. Certo, la GSS non è perfettamente corretta, no, non è sensibile, ma chi ha in mano, voglio dire, il potere di chiedere e di avere è il comune. È chiarissimo. Se, Pompeo, io credo che con queste parole tu hai fatto una conclusione sintetica ed esaustiva, oltre ad essere di una puntualità svizzera. Si vede che non vivi più a Benevento, ma sono le cinque precise e sei stato nei tempi assolutamente. No, no, quelli li vado a vedere perché scrivo sul vaglio
E quando scrivo devo sapere che cosa c'è e che cosa non c'è. Certo. C'è anche qualche informatore, voglio dire, ma informatore non, in senso buono, insomma, no, che mi chiede e allora dice che fai, insomma, no, insomma, No, ma le informazioni sono state puntualissime, ma io mi riferivo che hai una puntualità nordica, hai capito? Ma non, le informazioni sono molto maggiori di quelle che abbiamo noi che viviamo qua nei quartieri di Benevento. Invece la puntualità nordica, ma la scuola politica si caratterizza anche per questa puntualità. Senti, io ti ringrazio molto. Vuoi dire un'ultima parola di saluto? No, voglio salutarti e basta. Che faccio con piacere questi incontri e poi che se me lo chiedono altri lo faccio pure per gli altri. Perché il problema poi di Benevento è l'informazione, che non è molto libera, nel senso che non è come dire, appartiene a quella cultura e appartiene a quel modo di fare, per cui non c'è un'informazione di contrapposizione o di informazione, come dire, di ricerca, insomma, no? Tipo quello che fa report, insomma, no? Non c'è. Questo è uno dei nodi che bisogna sciogliere, insomma. E quindi non vi arriva l'informazione, anzi, il potere ha tutto l'interesse a depistare l'informazione. Che se no, che potere è? Questo lo diceva Fromm, eh? Benissimo, guarda, sei stato chiarissimo. L'obiettivo di una scuola è proprio accrescere la cultura e fare in modo che il potere sia veramente dei cittadini e il consenso sia un senso vero di consapevolezza alla partecipazione. E ovviamente bisogna spiegare a chi come me non capisce assolutamente niente di Non è come vero, non è vero. Non è dare. vero, perché se avessi avuto, come dire, un'informazione più puntuale, più aperta, insomma, no? Meno sottomessa, insomma, no? Ci sarebbe, avrebbero capito molte altre persone. Bene, questo è lo sforzo di tutto. Pompeo, ti ringraziamo Ti moltissimo saluto. e chiudiamo, ringraziamo chi ci ha seguito anche in diretta Facebook. Chiudiamo questa sessione, ancora ci diamo appuntamento per domenica prossima con altre tematiche di grandissimo interesse. Parleremo del linguaggio e di come il linguaggio e le parole siano parte costitutiva dell'essere democrazia e dell'impegno civile. Ecco, i materiali e le lezioni di Pompeo faranno parte della biblioteca di Civico 22 che potrete trovare appunto sul sito di Civico 22. Grazie a tutti e allora interrompiamo qui Saluto. la rete e proseguiamo invece i lavori della scuola. Ciao Pompeo, grazie Ti ancora. saluto. Ciao.